deriva non soltanto dal vostro lavoro, quindi chiaramente entrambi alla Gazzetta dello Sport, no. Massimo? Arriva solamente dal nostro lavoro, arriva molto tempo fa, una decina di anni fa. Il nostro direttore di allora ci chiede di avere delle idee per dei libretti estivi da allegare al giornale. E noi da catanesi in trasferta, perché io lavoro a Milano, lui a Roma, rimasti legati romanticamente alla figura di Massimino, partiamo da quella per immaginare un libro che parli di una stagione del calcio rappresentata o comunque legata a una serie di personaggi padri e padroni di un calcio romantico che a nostro modo di vedere già allora stava scomparendo o era già scomparso. Questo libretto andò bene, però era un libretto da edicola, un libretto estivo, c'è rimasta sempre l'idea di riprenderlo e farne qualcos'altro, fino a quando adesso un editore ci ha proposto di andare avanti con un altro libro, però era a quel punto superato e allora abbiamo cercato di andare a vedere invece cosa succede adesso, quali sono i protagonisti del calcio di oggi, e abbiamo visto una trasformazione quasi antropologica del presidente, che ha perso quella figura di romanticismo, di persone nate negli anni 60, cioè cresciute con il boom economico, che hanno fatto i soldi con quel boom, che erano appassionate, erano dei tifosi della loro squadra e che insieme alla Ferrari poi compravano la squadra per cui avevano tifato da ragazzini. Con delle figure invece molto superati da delle figure invece molto più come si può dire, delle figure con meno scrupoli, che sono entrate nel calcio perché questo dava solamente una grande visibilità o l'idea di poter fare degli affari legati al calcio, costruire uno stadio, e questa ci è sembrata una trasformazione antropologica non soltanto del calcio ma anche del paese. Abbiamo cercato attraverso il calcio di raccontare un cambiamento del paese, però questo era troppo pesante in sé per sé come idea filosofica di base. L'abbiamo arricchita di tutti i loro errori, di tutti gli strafalcioni, di tutti i loro modi sbagliati o ridicoli spesso di fare o di dire. Insomma, per prenderli un po' in giro, per divertirci un po' tra virgolette alle loro spalle, ma anche per dire, e adesso si vede di più perché è cominciato, il nostro libro è precedente, ma adesso col fallimento al mondiale, i nostri giornali, il nostro per primo hanno cominciato a fare queste inchieste sul fallimento del calcio italiano, del perché andiamo male, perché è una delle sicuramente una, se non la principale delle ragioni è quella che è in mano a delle persone spesso inadeguate, non tutte, perché poi alcuni di loro sicuramente sono degli imprenditori capaci, ma che poi nel calcio accettano regole che stanno, a mio modo di vedere, non so se Maurizio è d'accordo, portando il calcio italiano in Serie B, diciamo. Sì, nella Serie B, diciamo, del calcio che, diciamo, internazionale, però è anche vero che oggi il calcio non è più quello dei presidenti, no, adesso Luca mi dirà, molte era il calcio dei presidenti, quello che degli anni 60, 70, 80, adesso è quello dei fondi internazionali, dei procuratori, dei maneggioni, dei portaborse, noi diciamo agenti FIFA, insomma non è più quel calcio che voi avevate cominciato a descrivere e che descrivete in Papaveri e Paper. Dei manager, come li chiama Lotito, ecco. Come li chiama, dei prenditori e dei manager, come li chiama Lotito. Però questi personaggi, dai Lotito ai De Laurentiis, persino lo stesso Berlusconi per altri versi, comunque oggi sono la faccia reale di questo paese, quella più esposta. Cioè attraverso il calcio uno può vedere un po' come vanno le cose in Italia, senza la pretesa ora di chissà quale analisi sociologiche, però questi poi alla fine, i Della Valle da un lato, i De Laurentiis, i Berlusconi, cioè è l'imprenditoria che va per la maggiore.
quando arrivano nel calcio però si trasformano un po' in tifosi, gli parte la vena, perdono le staffe e diventano quasi degli ultra in determinati momenti. Uno degli incipit di Papavero e Papere è una frase di Squinzi, presidente di Confindustria. Va l'anno scorso al Salone del Libro di Torino, dice, cavolo, esce da lì, c'erano i giornalisti, dice, cavolo, sì, scusate, mi hanno riconosciuto come presidente del Sassuolo perché Confindustria non conta nulla. Quindi l'imprenditore di un certo livello si rende conto che il calcio gli dà una popolarità che altrimenti non avrebbe. Lo Tito ha festeggiato, tra virgolette, non i tifosi ma lui, i 10 anni di Lazio. 10 anni fa nessuno conosceva granché Lo Tito come faccia, che imprenditore fosse. Oggi lo conoscono tutti, eppure lui le sue imprese ce l'aveva già 10 anni fa, magari nel frattempo ha moltiplicato gli utili. De Laurentiis faceva parte di una famosa famiglia cinematografica, ma in faccia nessuno sapeva come fosse fatto. Oggi a Napoli, e non solo a Napoli, è un personaggio. E così andando, i Preziosi, lo stesso Squinzi, eccetera. Noi l'abbiamo voluto raccontare in maniera anche un po' spiritosa, ma anche raccontandoli per quello che sono come imprenditori, perché noi siamo giornalisti, quindi da cronisti, abbiamo ripercorso le loro tappe. Allora credo che da questo punto di vista il libro, dove penso sia chiave, i papaveri sono questi presidenti, le papere sono le fesserie che dicono, e credo che alla fine venga fuori appunto lo spaccato del nostro paese, e il libro abbia un po' due piani di lettura diverso: uno un po' più di approfondimento per capire in fondo questi imprenditori che tipo di imprenditori sono e come sono arrivati al calcio e come hanno agito nel calcio, e dal lato un piano di lettura molto più divertente, perché nel libro ci sono oltre 400 frasi. Mi veniva per sintetizzare i due problemi di Luca. Cioè, Berlusconi e il Papa e la Chiesa. La Chiesa. E Berlusconi, credo fosse l'88, fu ricevuto col Milan dal Papa, non so se tu Luca c'eri all'epoca, in cui eri presente. C'era ancora Giovanni Paolo II, dovette improvvisare un discorso e disse, vabbè, santità, noi in fin dei conti abbiamo una missione simile, perché entrambi portiamo in giro per il mondo un'immagine vincente. Insomma, questa la dice tutta. La sintesi, questa è una delle 400 e passa battute. Prego. Ti racconto un aneddoto di ancora più significativo di sua santità Silvio Berlusconi. Nel 1989, quando salì sul pullman del Milan che andava al Camp Nou per la finale contro la Steaua a Bucarest, e lo stadio del Camp Nou ha un ingresso evidentemente molto importante, molto ampio, e c'è una cappella che è dedicata al Dio degli eserciti, e lui fece fermare il pullman e disse, poi raccontò, perché non ci sono testimonianze reali: mi fermai e dissi, se sei veramente il Dio degli eserciti, oggi vinciamo noi, perché siamo cattolici occidentali e la Steaua Bucarest no. Sempre qualcosa di divino, no? Sì. Quindi, senti, ritornando a Papaveri e Papere, è chiaro che se i presidenti sono oggi lo specchio di questa Italia, c'è da preoccuparsi. Massimo, rispondi tu, dai. C'è da preoccuparsi. Penso di sì. Cioè, se sono lo specchio del paese. Sì, ci dobbiamo preoccupare di quello che... ora stiamo andando da un'altra parte, cioè un discorso più complesso, ma sì, ci dobbiamo preoccupare di quello che è il nostro paese, dove sta andando il nostro paese, sicuramente. Cioè, tutti i dati economici ci dicono che il paese ha perso diversi treni e soprattutto non riesce a ripartire. Il calcio italiano è pressappoco nelle stesse condizioni, cioè io dei due sono quello più sociologico, diciamo. Sì, Maurizio è sì. Più un cronista sportivo che ha ricostruito più in maniera più da dentro la vita di alcuni di loro, ma se li vai a rivedere delle figure come quelle di Preziosi,
che è in grado di nel giro di 10 anni comprare e rivendere e passare da una squadra all'altra, 3-4 squadre. Lui comincia con il Saronno, se non sbaglio, poi passa al Como, poi vende il Como, vuole comprare il Napoli, non riesce a prendere il Napoli, voleva andare alla Fiorentina, non c'è, alla fine il Genoa. Compra il Genoa, comincia a vendere e acquistare giocatori in una stagione, una stagione di 4-5 stagioni fa. Il Genoa è la squadra che fa più numero di compravendite del campionato, è la regina, diciamo, del mercato, perché vende e compra una cinquantina di giocatori in una sola stagione. Alcuni giocatori li compra ma neppure giocano nel Genoa, cioè li compra e 2 giorni dopo sono rivenduti a un'altra. Ora, Preziosi sostiene di essere un tifoso del Genoa, ma poi vai a vedere la vita professionale da presidente, non c'è tifoseria da parte sua, c'è emulazione nei confronti di Berlusconi inizialmente e poi calcolo per rimanere nell'ambiente del calcio, perché portava tutta una serie di convenienze, tra le quali andiamo a vedere le inchieste sullo scandalo Carige degli ultimi della scorsa inverno, tra i quali quello di ottenere dei prestiti a livello vantaggiosissimi tassi di interesse da parte della banca principale di Genoa.